Beh, indubbiamente il problema delle infrastrutture è uno dei gap che frenano il rilancio e lo sviluppo di questa regione. A livello viario, di mobilità, soprattutto siamo molto penalizzati. Questa zona, un'area interna per eccellenza, meriterebbe, come dire, delle linee di comunicazione molto più veloci. C'è una strada interrotta, c'è la ferrovia che deve essere messa adeguata per rimessa in cammino, che la linea ferroviaria storica Cosenza-Catanzaro. C'è un progetto di ripristino, quindi speriamo che si riesca il prima possibile a dare a questo territorio, a questo pezzo importante del territorio, la possibilità di evitare uno spopolamento progressivo che si sta verificando per le aree interne proprio per la mancanza di vie di comunicazione, la possibilità di muoversi, e soprattutto anche questo si ripercuote poi sui servizi, perché mancano i servizi, la gente migra verso posti più urbanizzati, più congestionati, creando magari dei problemi anche lì. Sono contento oggi di essere a questa manifestazione, questa presentazione di questa ragazza della Fiumarella, proprio perché c'è l'occasione di tirare fuori ancora una volta un dibattito su questo tema che è di primaria importanza, soprattutto per questo pezzo di territorio.